Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con la 76esima puntata della serie Svizzera. Siamo sempre qui in compagnia di Monsterina. Ciao a tutti. Poi abbiamo Franz. Franz! Sono un po' stufo oggi, sono qua in ballo, ettari, sono rotto le balle. Dai, ettari, te l'hai fatto tu campi. Ti par pochi. Poi abbiamo Christian. Ciao ragazzi. Marco 03. Ciao a tutti. E Verte. Ciao a tutti. Dunque, stiamo quasi finendo qui il campo di patate. Abbiamo anche già scaricato due volte. Su questo qua è stata la terza. E chi è arrivato qua? Aspetta che finiamo di prendere su gli ultimi tuberi. Allora, dai, aspetta che manca una strisciolina qua che abbiamo lasciato indietro e abbiamo finito. Maglioche! Contento? No! Come no? Guarda, prima avevo le piante, adesso non ho più le piante. Adesso e Maglioche, come le mettiamo? Adesso non hai più neanche le patate perché le ho raccolte. Ma come hai raccolto le patate? Sì, adesso qua sto raccogliendo le patate. La macchina, la macchina! Quale macchina? Ma dove? Lì nel coso dei patate. Da, okay. Ma cosa stai dicendo? Liore, praticamente cosa facciamo liore con le patate? Allora, a me servirebbero perché devo darle ai maiali e mi farebbe comodo un po' di patate. Te pago? Mi dai 51 maiali? Ma non posso darti 51 maiali. Quanti me ne dai? 10, posso dare 10 maiali. Cosa 10? Ah, per il disturbo delle piante 10 maiali, dopo ti pago un po' le patate e ti do... 11 con le patate. 11 maiali con le patate. Vai, accetta. 11 maiali. 11 maiali con le patate, va bene. Allora, le patate te le scarico davanti alla porta di casa? No, ma cosa stai dicendo? Cioè, mi hai detto 11 maiali con le patate. Meglio che... Ascolta, adesso ho un appuntamento. Con chi? Cosa ti interessa con chi? Se mi hai detto che hai l'appuntamento. Non ti interessa. Ero curioso. Fate gli affari tuoi. Allora, adesso vado via e fate quello che volete, basta che non fate casino. Ma se io ti scarico le patate davanti alla porta di casa. Ma... No! Guarda che va fuori dalla ma porta. Ma togliti! Come? Posto. Posto? Sì. Allora, chiudiamo tutto. Sì, Mustrina? Da, spegniamo tutto. Portiamo a Steve qua tutto il macchinario. Quindi le portiamo a casa? Sì, portiamo a casa e dopo casomai daremo 2-3 mila euro a Kenner e siamo a posto. Andanci te? Sì. Dai Mostrina, che dopo bisogna portare un po' di... un po' di letame biogas perché in teoria dovremmo essere anche pronti. Anzi, aspetta che sento Christian come siamo messi perché... so che Benesso aveva finito di sistemare tutto quanto, perciò aspetta che chiamiamo qua un attimo. Se risponde che non si è impegnato con la testa dentro il digestore. Pronto, ciao Marco. Ciao Marco, come sono messi? Mi sono arrivato con starter, dunque ok. Allora, guarda, mi tra un 2 minuti inizio a caricare un po' di letame, va bene che ora mi scendiamo. Sì, ti chiamo appena che te parti, che così arrivo anche a me con la con la botticella. Sì. Ok. Sì. Va bene. E allora, dai, 5 minuti circa dovremmo essere operativi. Adesso guarda, sto io
Porto a Steve il macchinario di patate e arrivo. Va bene, dai. Oh, dai, ci vediamo. I motori. Da qua a poco. Scalda, scalda. Va bene. Ciao, dopo. Ottimo. Ciao. Via che andiamo da Steve e portiamo indietro qua sta roba. Dunque, carichiamo il rimorchio. Aspetta, aspetta che... Occia sponda! Ah mia, guarda che spettolamento. Occhio che non ti arriva niente addosso, eh. Marco, ci Marco. Sì, ripuliamo un po' anche la stalla qua dei maiali, che è abbastanza sporca. Marco, c'è il vecchio bauco che ti sì, sì, ho sentito, adesso sono un po' impegnato a caricare qua, che... Oh, che, oh, vecchio bauco cosa? Va a usare il frullatore, te non rompere le scatole. Per l'affiare. Ah, fatto un tristere! Ma... L'ho già fatto stamattina. Ma, per piacere, questi discorsi personali, teneteveli per voi. È colpa della badraca qua. Mustrina, quanto siamo? 11.000 lì. Mamma mia, solo 68. Avevo il 3D qua a caricare. 100. Aspetta che diciamo Cristian anche. Che Maria devi aspettarmi. Vediamo se mi rispondi subito. Pronto? Cristian, è ora che mi siamo messi. Mi sono di arrivare. Ora sono di finire di caricare perché qua mostrina è lenta. Guarda, oh, madonna. Porta pazienza un attimo. Sta femmina. Sì, sì, meno più parole. No, no. Va bene. Okay, dai. Se devo portarti quello del maiale però. Dio santo, questo qua sì che urta, Aiuto. Le bevo potente perché lei è proprio appena defecato, fresco di stamattina. Quel retro odore proprio de merda qui a concentrata. Sì, sì, sì. Questo è sostanza. Questo qua, guarda, è ancora mezzo mescolato col liquido perché non è ancora del tutto depositato, quindi sì. Vediamo fuoco e fiamme praticamente. Sì, sì. Questo qua, guarda, c'è poco fuoco sulla bena. Sta attento un attimo, quando che ti arrivi, aspettami in PSI che arrivo, ti arrivo più o meno dove sono arrivato allo stesso momento. Oh, ottimo, ottimo. Aspettami lì in PSI. Sì, sì, no, non faccio niente anche perché dobbiamo mi spieghi un attimo. Sì. Buona, dai. Buon. Finisco a bere il caffè e parto. Dai, 5 minuti, ultime palate e arrivo. Sì, buon. Ciao. Oh, là. Io carichiamo, fortuna che abbiamo il cluster perché se avevamo ancora... il Kramer eravamo spacciati. Ma però... c'hai fatto la revisione? A cosa? Al class con l'olio, guarda, con tutti questi utilizzi. No, se ti lascia piedi. Sì, ma non sta a fare lo spargimento le tamme direttamente per terra con la penna. È andato proprio per terra, perché fa prima scendere così si stacca dalla benna meglio. Sì, sì. Così dopo anche la sponda diventa e si stacca e va per terra meglio. Un po' da drio, altrimenti in penna. Occhio! Guarda, sì. Dai, dai, che ci sei quasi, dai. Quanto siamo? 90%. 91%. 92-93%. Mamma mia. Dai che Cristian mi ha detto così di aspettarmi. Accelera! Accelera, è più così, guarda. Adesso qua aspetta perché non prendi su. Là, così abbiamo anche ripulito la stalla qua dei maiali. E siamo anche a posto, così abbiamo dato anche tutto quello che era occorrente. Avevo sbrisciato il joystick. Sono a posto. Ehi. Oh, dai, aspetta che caio la paia. Dai.
delicatamente. Aspetta me! Vai, vuoi guidarti io o guido lui? Vai, guida, guida, dai, dai, mostrina! Andiamo, andiamo al biogas che vediamo se iniziare a fare qualche soldino. Oh, c'è Piera, mamma, c'è una gomma, se rabatte il rimorchio di... Sì, tu calcolato. Ehi, sinistra mostrina, siamo arrivati. Destra, destra. Faccio un capotare il rimorchio. Vai, vai, qua. Sì, sì, fermati qua sulla pesa che vediamo quanto è. È un po' corta. E allora appoggio solo il rimorchio. Guarda, se non va bene, adesso... Dai, hola. Ehi, adesso, aspetta. E ora dovrebbe arrivare Cristian adesso qua, tra qua a poco. Ma dove sei? Non so, mica, mi aveva detto che arrivava e... Oh, ma guarda che bel biogas. C'è anche il treno là sopra che passa, guarda. Ah, sì, guarda che... qua c'è il suo furgoncino. Ma dove sei andato? Non lo so, ha detto che arrivava quando aveva una botticella, sono andato con il trattorino. Alla faccia del trattorino. Ehi, mamma mia. Guarda ciò. E questa è la botticella? Sì, penso di sì. Ah. Guarda, guarda che affari. È più marmita che resto. Guarda che roba. Ehi là. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno. Allora, qualche mezzi. Bestia. Cavolino, ma è. Guarda che. Mica robetta. Impianti qua vicino. Che gas che hai, Vito Faschei? Sì, ho visto, ho visto. Allora, qua dentro c'è. Samsung. Mosterina, bevi, bevi manco. Garazzo. E starter allora c'è qua dentro. Sì. Prodotto quello strong. Sì, esatto. Ho capito. Mi tocco scaricare, scarica. Sì, aspetta anche qua. Facciamo una misura, aspetta. Sì, fa misura perché è picchiato giusto pare come, guarda. Ho fatto un colmo qua. 883, scarica. 883, bene. Sì, 883. Bon. Tanto no. Mi verso le valvole qua. Guarda, ma ha spinto che trattore. Vieni, scarico allora Cristian, si può? Sì, vai, vai tranquillo. Ora oggi mostrina drive pitoli addosso. Ma che schifo. Spusa. Questo è potente, okay. Che roba qua. 40.000 litri scaricati. Perfetto. Ottimo. E allora, vabbè, dopo i soldi giustamente arrivano alla sera, no? O sì. Al cambio giorno dopo. Sì, il cambio della giornata. Sì, ti viene accreditato come al solito via messaggio direttamente in banca. Una cosa, allora, molto importante. Allora, mi gestisco l'impianto col tablet da distante. Okay. Dunque, questo impiantino qua non ancora mio, che sia qua tutti i giorni. Sì, beh, giustamente. Allora, ti spiego un attimo una roba. Allora, la pesa mi dà direttamente tutto quanto e che c'è la telecamera del fianco, dunque vediamo chi viene a scaricare. Sì, vero, guarda. Vabbè, ma mica punta un po' per alto. No, beh, ma le gana nabbia fisciai. Dopo, quando ti metti a fare biogas, ti scomisci da queste qua. Sì. Prima questa. Ok. E dopo sta qua. Va bene. Ah, che grossa. E basta, dopo te carichi lì qua, me da qua. È digestato, scusami. Dopo lui c'è cioè, tutto autonomo. Tutto autonomo. Sì, sì, sì. Me carico. Ok. Te carichi da qua sotto. Però bisogna dopo... caricare giornalmente allora. Beh, quando che te carichi prodotto solido, te porti via liquido. Sì, no, ma dico, non è che può restare
due settimane senza caricare niente. No, no, bisogna caricarlo costantemente. Meglio se sì. Quindi almeno magari poco, ma spesso. Sì, a parte che dopo la coccola che sei qua dentro la carica in base a quello che te che porti. Ok, dunque, quindi è tutto. Sì, 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 sì. No, perché magari non sempre riusciamo ad avere sempre l'insilato magari fatto al momento, però magari abbiamo magari uno o due rimorchi di letame. Sì, 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 ma per te quello che può dire. Va bene, dopo se gestisce lui, insomma, in base che aumenta K e giri del motore, in base alla quantità attivo di gas disponibile. Sì, importante non far morire i batteri, no, mi sembra quella sia la legge fondamentale. Sì, tieni conto che l'impianto è piccolo, dunque non stai a fraccarlo, cioè, a parte che dopo vabbè, lo vedo anche a me da remoto, però non stiamo a fraccarlo, perché se fa sì che le cupolette là le troviamo all'albergo. Ah, quello sopra su... Sì. Ho capito. Vabbè, Comunque dai, inviarlo o inviemo? Adesso... Sì. Adesso ti porto un altro delle tame che serve... Stio che sì. Sì, intanto... sì, c'è. Di vacca però, un po' più leggeretto. Va benissimo. Questo qua... Impegniamo il bunker, sì. E dopo comincio a dosarlo dentro sull'impianto. Tanto... Adesso guarda, se è ancora pieno, 37.000 litri ancora, si deve macinare ancora. Sì. Le cocle sì. Lo porta via un po' a volta. Esatto. Vabbè dai, interessante qua. Oh, ragazzi, bene. Grazie e portate quello che può dire. Certamente adesso vedremo di spingere a piena potenza, soprattutto qua all'inizio, dare un bel carico, insomma, facciamo anche un po' un test. Ok. Bene. Avanti spingere, avanti dai. Tutta. Avanti. Dai, mostrina, che non c'è parte, te lo fa tempo. Occhio, guarda ancora i bloccaggi, Takai. Occhio, la maschera Drio che ti dà col case. Via, yeah, dai che andiamo, carichiamo quello delle vacche, adesso ci liberiamo un po' di letame, che a casa c'è un odore che non si riesce neanche più a stare, tra poco ho idea che lo sentirà perfino Lucas dalla sua camera d'hotel. Beh, alla fine com'è finita con i tronchi? Che vuole 10 maiali per fare un po' di salami e un po' di patate. Ma scusami un attimo. Ma la colpa di chi sia quella del tronchi che è venuto a rompere le scatole? Di Lucas alla fine. Ah sì? Cioè, è stato Lucas a dire che aveva troppa ombra e non gli si asciugavano i mutandoni. Ah. Quello beh, era... Perché non gli dai soldi lui, scusa? Perché dopo sai com'è... Gli aumenterà l'affitto giornaliero, cosa vuoi che ti dica? Così guadagna due volte i nostri maiali e il suo affitto. Bravo, bravo! Beh dai, ma guarda che abbiamo guadagnato tanto col cipato, eh! Quanto? Mi risulta non ho ancora ricevute fatture? Come no, ci già pagati, guarda che siamo a 1.600.000 adesso il portafoglio. Sì, ma quelle le entrate del latte, insomma. No, ma avevamo preso tanti soldi col cipato, era 500 euro al litro. Mamma mia. Quanto c'è qua a casa, carica? Poco. Andiamo dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte. Occhio il palo, i sassi. Occhio il timone. Via, yeah, dai andiamo. Dunque ragazzi, siamo qui con l'ennesimo viaggio, stiamo svuotando gran parte della vasca e concime che abbiamo in casa, un po' di pulizia, dato che serve soprattutto anche per avviare tutto l'impianto di biogas. Nella prossima puntata ci concentreremo sull'insilato, inizieremo a fare un po' di insilato, a riempire la prima trincea. Manca ancora qualcosina, una lama, due o tre cosette, però insomma devo dire che ormai ci siamo quasi. Dunque, tanto qui abbiamo finito, perché abbasso un po' il tempo perché sennò non ci sta dietro a
a scaricare tutto quanto. Ringraziamo qua i nostri operai. Allora, e Cristian è già andato via, quindi lo salutiamo noi perché non si saluta da solo. Poi abbiamo Franz. Franz! Cosa, sto dormendo. Dai, 2903, saluta gli amici a casa. Ciao, ciao, adesso. Mamma mia. Poi abbiamo Mostrina. E Marco 03. Ciao a tutti. Berte. Saluti. Nel frattempo dovrebbero aver proseguito i lavori dei campi e le stalle, e quindi dovremmo essere più che a posto. E commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti, mi raccomando, e alla prossima. Ciao ciao.